Il principe Harry ha fatto un'apparizione a sorpresa durante un evento a San Francisco all'inizio di questa settimana. Il principe Harry ha parlato di come la terapia abbia influenzato la sua vita durante un vertice a cui ha partecipato come Chief Impact Officer di Better Up. Il duca di Sussex ha affermato che il momento in cui ha iniziato a fare terapia gli ha aperto gli occhi mentre discuteva di come il fitness mentale e il coaching possano essere utili non solo per le persone nella loro vita privata, ma anche per le aziende che mirano alla crescita. Punto. Partecipando al Master of Scale Summit insieme al cofondatore e CEO dell'azienda di salute mentale e coaching Better Up, Alexi Robigso, Harry ha anche detto: mi stavo muovendo attraverso la vita pensando che ci fosse un solo modo di vivere e la terapia ha fatto scoppiare quella bolla. Poi, quando ho trovato la mia strada per allenare, è scoppiata la bolla successiva e all'improvviso ho capito che ora ho una prospettiva e una grande comprensione del mio valore. Ho riacquistato la fiducia che non avrei mai pensato di avere. Il duca ha continuato dicendo che è stato emozionante conoscere il potenziale umano degli individui, ma ha aggiunto che c'è la necessità di sbloccare quel potenziale. Ha aggiunto: l'unico modo per farlo è crescere individualmente, ma anche aiutare le persone di cui siamo responsabili a crescere. Punto. Il duca di Sussex ha aperto il suo percorso verso la terapia per la prima volta nel 2017, quando lui e suo fratello, il principe William, hanno deciso di essere sinceri sull'impatto della prematura scomparsa della madre Diana, principessa del Galles, aveva avuto su di loro. Dal 2016, ha concentrato gran parte del suo lavoro sull'abbattimento dello stigma che circonda la salute mentale e sostenendo l'importanza dell'idoneità mentale per i membri dell'esercito.